Ciao amici, bentornati in Nepal. Siamo venuti via dalla guest house. Sono le 4 meno un quarto, ancora non abbiamo pranzato. Stiamo contrattando con questo tassista. Abbiamo un po' di giri da fare, però prima del tramonto. Negoziando 40 centesimi. Io non ci sto. Poi ti lamenti di Ryanair. Siamo un po' schiacciati. Dove stiamo andando? Stiamo andando a Shuayambu, il tempio delle scimmie. Però al prima tramonto. Ci fermiamo a mangiare dei momo, che sono tipo dei ravioloni cinesi che ancora non ho provato. E i ragaz nepalesi qua me li hanno consigliati da stamattina dopo aver fatto colazione, che mi sa che hanno voglia anche loro di mangiarli. Sì, vabbè, loro vanno matti per i momo. So no, I don't think I'm gonna order some momos. Maybe I pick some momos. Grazie che mi offri la corsa in taxi. Un euro? Oh, forse è un pochino pieno? Ah, c'è un tavolino. Ah, yeah. Making momos? No, no. What is that? I don't know. I have never tried. I always want to try. Oi. Spicy. What? I appreciate that you have a little bit of a question. Thank you. Non ho la più pallida idea di cosa io abbia appena mangiato, però mi ha spaccato la bocca. Cosa dobbiamo fare? Cosa è successo? Cioè, tu andate a guardare, si è sentito un botto fortissimo ed è andata via la corrente in tutta la zona. No, povero, ma no. Da monkey, that wire not blasted and monkey also. Damn. Qui hanno tutti i cavi dell'elettricità messi così a caso, e una scimmia di quelle che camminano sopra mi sa che ha toccato quello sbagliato e deve aver preso la scossa e caduta. Si è alzata. Era stato un brutto shock, però è ancora viva. Quando è caduta è arrivata tutta la gente e le hanno dato l'acqua. Comunque io mi ricordo che in India c'erano dei punti in Andhra Pradesh dove c'erano i cavi elettrici che passavano in mezzo alle finestre delle case, da una finestra all'altra. Qui ci sono così tante scimmie perché c'è il tempio buddista Shuayambu, che è quello che stiamo andando a vedere adesso, in cui le scimmie sono sacre. Si sono insediate qua, hanno detto che erano sacre, quindi nessuno le caccia. Non sono viste molto bene le scimmie in tante parti dell'Asia. Cioè, ho visto proprio zone in cui le trattano come topi. Ci sono anche tantissimi cani qua. Buoni momo, niente male. Meglio quelli al pollo che quelli al manzo. Anche perché il manzo era manzo, per modo di dire. Cioè, dentro il peggio è il peggio, mi sa, in quei ravioli. Sono tipo dei gyoza scartati, che però riempiono tantissimo. Non sono riuscito a finire il piatto, fortunatamente. I ragazzi mi hanno aiutato. Oh, mamma. Danny, come andava? Just 4 minutes. Questo posto è così figo che non riesco a smettere di fotografarlo. E comunque Claudio mi diceva che siamo nel punto più alto di tutta la città. Si vede la megalopoli di Kathmandu. Veramente una megalopoli. Dove vai, zio, che t'ammazzi? Quale buona?
special tonight. Yeah, back to home. Wait, wait, wait. Three. You three? Yeah. Sono molto fiero di questa ripresa che ho appena fatto. Comunque siamo all'interno di un monastero dove si possono vedere i baby monaci che ogni tanto escono e non ci sono adesso però. Anche qui l'aria non è che sia proprio il top, però almeno c'è un po' di vento, si respira. Cosa gli stanno dando? Ah, gli stanno dando da mangiare? O le stanno menando? Non riesco a capire. Un po' e un po' forse. Tempio veramente pazzesco e non c'è in giro nessuno, però c'è ancora luce. Sono andati via tutti. No, non ci credo, pure i cuccioli. Dai zio che ce la fai, dai, dagli una mano. Oh, quanta gente arriva a darti una mano. Oddio. Questa è la Nutella. Allora, la Nutella qua in questo negozio per occidentali costa 780 rupie nepalesi. Incredibile reaction. Prima volta che mangi il Kinder Bueno. Do you like it? Yeah. Ehi, buongiorno. Bene, sono contento che ti piaccia il Kinder Bueno. Comunque, devo dire che qua i venditori ambulanti, pur essendo una zona molto popolare, cioè ci sono tanti occidentali, i venditori ambulanti non sono per niente insistenti e sono super educati. Cioè te gli dici, no, guarda, grazie mille, fa niente, buonasera. Cioè non sono, non ti pressano come in tante altre come parti in India. Come in India o come anche in Kenya, per dire. Comunque questi tank qua mi piacciono troppo e, solo che hanno dei costi abbastanza proibitivi per gli occidentali. Cioè non è che sono proibitivi, però li paghi magari anche il doppio. E quindi ho mandato Suman, cioè Suman mi ha detto vado io a prenderlo così lo paghi meno della metà. Gli ho dato i soldi e lui è andato facendo finta di non conoscermi. Se tutto va bene dovrebbe tornare tra poco con il tubo, con dentro il quadro, no? Perché la cornice non l'ho presa, comunque poi vi farò vedere. 2000 invece che 4500. Lasse. Cin cin. Cheers. Cheers. Ciao. È veramente buono. È buonissimo, vuoi? È veramente troppo buono. È tipo yogurt con sopra l'uvetta e noccioline. Spettacolare. Ci siamo fermati ora a prenderlo perché è il più buono della zona e sta chiudendo. Però era perfetto. Dopo che ti spacchi di piccante, ti bevi un bicchiere di questo e sei a posto. Adesso appena arriva l'ultima in campo. Fuori dall'India, miglior indiano che abbia mai mangiato. Veramente eccezionale, piccante, il giusto, super economico, tipo neanche 10 euro in 4. E bello mangiare con le mani, poi non hanno i tovaglioli, però ti puoi lavare le mani in fondo al ristorante. Il ristorante è un garage e in fondo c'è un lavandino. E qui si mangia seduti al tavolo, in moltissimi ristoranti in Nepal invece si mangia seduti per terra. A me non dispiace anche mangiare seduto per terra. Quando torneremo in Nepal probabilmente proveremo. Cosa devo provare? Un pieno di zucchero e metti tutto in bocca. Passo. Questo era cibo indiano comunque. Il cibo nepalese non è che stia mangiando tanto cibo nepalese. No, lo odio. Scotta. Sala chai. Cin cin. Slowly.
Allora, sai, adesso noi ci beviamo un bel chai bollente, fa malissimo tenerlo in mano perché il bicchiere è di metallo, qui nella Durbar Square, che è la piazza che ha subito più danni durante il terremoto del 25 aprile 2015. Davanti a noi c'è il palazzo dove vive la dea Kumari, giusto? La dea vivente. La dea vivente. Mentre quel tempio lì bianco è stato ricostruito dai cinesi dopo il terremoto. Io adesso, ragazzi, vi saluto perché tra poco andremo a Nanna, dato che domattina ci aspetta il volo che ci porterà nel mio 85esimo paese del mondo. Non abbandoniamo del tutto il Nepal perché torneremo qui prima di rientrare in Italia, ci faremo qualche giorno per un progetto molto bello in collaborazione con Tridom. E niente, vi auguro una fantastica serata, a domani con il primo video dal nuovo paese. Allora, c'è appena stato un incidente in motorino, niente di grave, si sono solo cioccati e uno è caduto. I cani hanno iniziato ad abbaiare e tutti sono andati a vedere, guarda. No, non ci credo, sono andati anche loro. Vabbè, andiamo, dai. Riconsegniamo i bicchieri. What happened? Little bit pressed with the two bike, no? They joined together. Then another bike was riding little bit roughly, so they crashed together. Damaged. Ma questa è una capretta! Cosa ci fa una capretta qua? Comunque, ultima cosa, poi vi saluto per davvero. Questo qui dietro di me è un tempio che apre una sola volta l'anno. Era il secondo più alto di tutta Kathmandu. Quello più alto era alle mie spalle, ma è stato distrutto dal terremoto. C'era addirittura una legge che impediva a tutti gli edifici di essere più alti di quel tempio. Un po' come accade a Reykjavik. E gli edifici a Reykjavik non possono essere più alti della cattedrale.